Già appena è iniziato il campionato già si parla di salvezza per Arezzo, no? Salvezza dal punto di vista societario, esatto, Leo, esatto. Non da, per ora non dal punto di vista del gioco, anche perché se vuoi posso riallacciarmi alla partita di domenica. Abbiamo fatto una buona partita, forse la squadra più forte vista al Comunale di Arezzo, perché la Vite Bene si è dimostrata, sì, una squadra compatta, buona. Ecco, poi il pareggio, diciamo, dal punto di vista del gioco era meritato, forse non meritato come l'hanno ottenuto, perché rigore. Ecco, bravo, il rigore sinceramente l'ha visto soltanto l'arbitro, perché questo è l'attaccante della Vite Bene, si ha calciato, Rinaldi l'ha contrastato, c'è stato un contatto, ma un contatto di gioco, cioè io ho fatto ridere mezza tribuna, perché ho detto in Serie C non c'è la VAR, ma questo è il VAR. A questo ci vorrebbe la risonanza magnetica. Sì, un altro esatto. Vabbè, devo dire che sono rigori che poche volte si danno, ecco, avere un rigore così a favore, però la Viterbi è dimostrato di essere forse la squadra, ripeto, migliore vista comunale. Sì. Allora, devo dire che, come visto che si parla e l'Arezzo, così, scusa, ha giocato sempre una buona partita, perché almeno questo, diciamo, in un periodo di crisi dove c'è questa crisi societaria, non fa po'. L'Arezzo sta giocando da squadra, veramente anche l'allenatore fa delle mosse giuste, cioè la squadra ha quel problema, diciamo, nel secondo tempo, perché si vede che ha problemi di allenamento, cioè la squadra non riesce a reggere 90 minuti, perché i secondi tempi a parte a Monza l'altra domenica, insomma, accusiamo sempre un po' di fatica. Migliore in campo come al solito la curva, che non sia, che veramente era stracolma, sì, anche molta gente non c'era. Era proprio piena, piena. Come non c'ero? C'ero io. C'eri? Certo, ma te sei in tribuna sempre VIP, io non sono mica VIP. Anzi, perché? Mi hai detto che poi ti sei trovato molto bene. Sì, dato, esatto, che avevi fatto una critica costruttiva l'altra volta. Ho riportato l'altra volta una critica sulle quantità e sulla qualità della ristorazione. Ma c'era stato un problema, chiaramente. Delle volte posso succedere, devo chiaramente dire che dei disguidi, ecco. È migliorato molto sia il mangiare, che ovviamente le quantità erano. Quindi sei rimasto contento, quindi vedi la critica, delle volte le critiche gente, sono critiche io rimango sempre contento, perché sono a scrocco, non pago un cazzo, mi diverto. No, vabbè, non fai a scrocco, perché c'è gente che paga l'abbonamento anche il prezzo giusto e vuole chiaramente essere trattato. Lo pago per me, capito? Vabbè, ma se te lo pagano, ma qualcuno l'ha pagato, però, quindi io è giusto. Io ho i fans, ho trovato uno, quanto costa l'abbonamento VIP? Come si fa a parlare? 1.200 Catarbio, 2000. Me l'ha regalato. Niente, parliamo della società al secondo. Speriamo che Tittiri. Tittiri, si fa parlare seriamente. Con il citrone si fa così. Tittirino. Io sono il botto del foro, quindi. Ah, facci il bravo. Vai. Niente, speriamo che questa sia la settimana, diciamo, decisiva per rilevare le quote soprattutto di presidente Ferretti. Soprattutto trovare gente seria, insomma, perché Ferretti il sindaco, solo con gente seria. Il sindaco, lo so, vuol fare un po' di polemica. Il sindaco, io voglio dire, il sindaco è il direttore sportivo Riccioli. Uno che non si vuole manco iscrivere alla Serie C. L'abbiamo già detto, ma Leo, guardiamo un attimo il futuro, che il futuro deve essere chiaramente anche è molto importante per questa società. Sembra che sia il sindaco che Riccioli si stiano muovendo su piste, su due o tre piste. Speriamo, ecco, che speriamo che sia un decoca. Le piste. Ricordiamo che domenica l'Arezzo, lo sai che non gioca. L'Arezzo gioca. Cioè, tu, nessuno a un turno gioca, c'è, no, la sosta. Ma cosa? Sì, la Serie A, questa è la sosta. Ma la Lega Pro, il problema è che l'Arezzo è un campionato, sono squadre dispari, e ogni domenica riposa una squadra, la prossima tocca l'Arezzo. Ma siccome l'Arezzo è forte, poi la Serie A riposa quella dopo, comunque va bene, non ci capisci un cazzo di calcio.